questo punto esi parte, diciamo, una rubrica nuova di TV Radicale, che è appunto il punto il titolo di questa rubrica. Riflessioni sull'attualità politica del direttore di TV Radicale Gianni Colacione. Quindi io passo immediatamente il video e la parola a Gianni Colacione, che per il prossimo quarto d'ora ci terrà compagnia raccontandoci un po' di cose. A te la linea, Gianni. Sì, grazie Roberto. Io volevo intrattenervi rapidamente su una questione, speriamo che questa rubrica abbia un certo, rubrica, insomma, questo appuntamento abbia un certo gradimento che poi verificheremo da parte di coloro che ci ascoltano. E volevo appunto illustrarvi alcuni spunti di riflessione che mi sono scaturiti da una notizia che sicuramente avrete letto e che riguarda la possibile revisione del processo Contrada. E quindi rapidamente vado un pochino a fare una premessa, tanto per illustrare un po' di che si tratta, e poi dopo farò qualche considerazione che spero potrà essere appunto spunto di una riflessione anche da parte di chi ci ascolta. Contrada è stato un poliziotto che ha fatto una certa carriera, è arrivato ad avere dei ruoli molto importanti nel SISDE. A un certo punto, negli anni 90, è stato arrestato per un reato, con un'accusa per un reato di recente praticamente elaborazione, tra virgolette recente, insomma ormai più di un decennio, sono 20 anni in pratica, che è concorso esterno per associazione mafiosa. È un reato che per quanto riguarda un'accusa, che per quanto riguarda una persona che ha ricoperto degli importanti carichi all'interno delle istituzioni dello Stato, come Bruno Contrada, anche con dei riconoscimenti e delle onorificenze per il suo servizio, per il servizio svolto. È un'accusa che, oltre ad avere dei riflessi penali importanti, ha anche dei riflessi a livello umano molto importanti. Questa accusa era supportata da dichiarazioni di alcuni pentiti come Muto, Buscetta, Marchese ovviamente non ha niente a che vedere con il nostro segretario, e Cancemi. Si è fatto Bruno Contrada 3 anni di carcere preventivo. Nel 96 in primo grado ha avuto una condanna per questa cosa a 10 anni. C'è stato un appello a Palermo, la Corte d'Appello di Palermo lo ha assolto con formula piena. Nel 2009, con il ricorso in Cassazione, la sentenza è stata annullata, la sentenza di assoluzione, vi è stato un rimando a una diversa sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio. Nel 2006 il giudizio di primo grado, cioè la condanna a 10 anni, è stato confermato. Quindi c'è stato praticamente quello che si può chiamare un ribaltamento di fronti e di esiti, che è stato un ribaltamento macroscopico, nel senso che non sono state piccole cose, ma da un'assoluzione con formula piena si è passati poi a una condanna, che era appunto operativo, Contrada stava espiando questa pena che prevedeva appunto nel fine pena l'anno 2013 come fine pena. Sono in corsi dal 2006 poi dei problemi di salute, poi Contrada nel 2008 ha ottenuto gli arresti domiciliari e adesso appunto questa notizia con cui praticamente è possibile una revisione del giudizio. La revisione è un istituto di giustizia ordinaria che però comunque sia presente dei caratteri di eccezionalità con cui praticamente la Corte d'Appello di Caltanissetta nonostante ci sia stato un parere negativo della Procura l'8 novembre in udienza si riunirà perché appunto è stato ritenuto meritevole appunto questo è stato ammesso questo ricorso e quindi c'è una possibile ripresa in esame di tutto nel merito di tutto quanto il processo Contrada. Ora, e quindi con possibilità anche appunto di una ulteriore nuova soluzione. Ora, io meditavo su questa cosa, che anche quando la giustizia agisce, opera e arriva a una conclusione con un procedimento, a mio parere, presenta delle caratteristiche un po' di, un po', non dico allarmanti, ma insomma
È possibile che dei giudici che noi sappiamo appunto secondo i nostri ordinamenti sono, il nostro ordinamento sono, non sono gerarchicamente ordinati, ma i giudizi sono successivi e hanno sono ovviamente una valenza diversa, l'appello, il primo grado, la Cassazione. È possibile che vi siano dei ribaltamenti tali su dei fatti contestati molto gravi? Quindi una presa in esame delle prove che poi possa essere addirittura dare un adito, adato, a dare adito a delle pronunce così diverse, così opposte tra loro. Mi viene da pensare che appunto data la distanza proprio diametralmente appunto parlando di questi di un giudizio di assoluzione, un giudizio di condanna, viene da pensare che allora qualcuno deve aver sbagliato nel giudicare, perché vi è stata una contraddizione, insomma, nel merito, nella presa in esame delle prove, nel merito. Questa è una cosa che in qualche modo, prendendo in esame la libertà di un uomo, la sua dignità e anche l'infamia che comporta un'accusa simile, è molto importante. Mi vengono in mente altri casi di assoluzioni che poi che si sono avvicendate a seguito di lunghe procedure, penso al caso Tortora, penso anche, adesso non mi dilungo perché il tempo è poco, penso anche al caso di Pisa, il Corvo di Palermo, penso a Carnevale, quindi voglio dire, sono delle pronunce che a mio parere presentano dei caratteri veramente di sono un po' problematiche, perché degli iter problematici, perché la prova in qualche modo che deve essere tecnica che dovrebbe portare un'accusa presenta, sì è vero che c'è il libero arbitrio del giudice nel dover giudicare e che quindi ognuno è indipendente, però addirittura annullare un esito è veramente mostruoso, cioè si possono anche si può pensare che poi insomma certe ferite non si rimarginino semplicemente con una libertà, con l'apertura delle sbarre del carcere, siano esse anche una forma di detenzione agli arresti domiciliari, certe situazioni non si ripristinano semplicemente con una pronuncia, con una sentenza. Si possono creare dei danni irreparabili con dei giudizi appunto con questa alternanza che è veramente insomma problematica. Spero che su questa cosa possa essere un spunto di riflessione, perché è un altro modo di è un altro aspetto secondo me del nostro sistema giustizia che presenta dei caratteri inquietanti. Non solo quando detiene in modo assolutamente illegale, come conosciamo, come abbiamo sentito anche Rita Bernardini illustrarci, con delle carceri che sono ai limiti e ben oltre spesso i limiti della tortura, ma anche quando produce un iter, sono proprio di questi ultimi giorni notizie di cronaca sulla ribalta di schermaglie all'interno dell'ordine appunto della magistratura, dissidi, litigi quasi, anche se insomma istituzionalizzati, ma insomma quasi come ci fossero dei sistemi appunto di accertamento e di conduzione di una politica giudiziaria che veramente divergono da una procura o da un tribunale all'altro in modo veramente troppo diverso l'uno dall'altro. In un paese diciamo di diritto queste cose credo che non dovrebbero avvenire, perché la libertà delle persone è importante e le persone spesso subiscono dei danni non soltanto con la restrizione, sono danni e cicatrici che si portano appresso per parecchio tempo. In questo caso Bruno Contrada stiamo parlando di una persona che ha più di 80 anni ormai, quindi insomma anche segnato nel tempo e che insomma merita tutto il nostro rispetto e per sé e se è stato assolto e poi dopo in qualche modo dovremmo cambiare opinione perché interviene una sentenza completamente contraria. Adesso stiamo in qualche modo, ma da un punto di vista di cittadini, perché siamo anche stati noi stessi utenti
del suo servizio nelle varie generazioni precedenti, magari alle nostre, ma anche perché lui è servito, diciamo, lo Stato fino agli anni 90, credo, siamo stati utenti di questa, del suo servizio, e quindi, insomma, sarebbe utile che ci fossero, insomma, delle decisioni che nel tempo non vengano contraddette in modo così clamoroso. Non vorrei andare oltre su questo, spero appunto che la riflessione si apra e sia proficua, se la cosa vi può essere risultata interessante. Se Roberto ci ascolta, io non andrei oltre. Sì, Gianni, sono qui Gianni. Sì. Ecco, se tu sei d'accordo, Gianni, dunque il prossimo appuntamento è Nessun Passo è Gratis, l'appuntamento con Alessandro Massari, e cioè gli emendamenti radicali per curare le stigmate che hanno fatto sanguinare il cuore di Mr. B. Questo è il sottotitolo di questa bella rubrica di TV Radicale. Sapevamo che Alessandro aveva qualche minuto di ritardo, quindi se sei d'accordo io manderei quel clip nuovo di Zecca sullo sciopero della fame e della sete di Marco Pannella. Quindi molto carino. Torniamo un attimo. Da te realizzato, diciamo, da te realizzato. Ti ringrazio, Gianni. Va bene. Realizzato da TV Radicale, diciamo così. Ecco, torniamo un attimo in studio, e il tempo di inquadrare la parte dello schermo dove sarà appunto catturato questo video, e poi mandiamo in onda appunto per l'appunto il video. Ecco, introduciamo lo schermo, qui tanto resta pure collegato, Gianni. Sì, sì. Ecco. Che palle, eh? 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 Siamo sempre in diretta, Rubè? Che palle, eh? 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 Evidente in generale è l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona. Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma per la sofferenza quotidiana fino all'impulso a togliersi la vita di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo. Che palle, eh? Lo sciopero della sete, della fame, è per permettere al potere italiano di sospendere la flagranza di una situazione riconosciuta criminale sul piano tecnico e non morale dal Presidente della Repubblica, da tutti gli onesti e i tecnici, cioè la realtà della giustizia italiana con 10 milioni di processi in ritardo, così come nelle carceri sono. Stato di tortura della legge, della verità. Che palle, che palle, che palle, che palle, che palle.